La società Rocchetta S.p.A., nell'ambito dell'opera di recupero del territorio interessato dall'evento calamitoso del 12 e 13 novembre 2013, rappresenta alle istituzioni l'opportunità di effettuare un intervento nella zona compresa tra le attuali fontane a servizio della comunità, già realizzate dalla società Rocchetta anni addietro, e la zona delle originarie fonti, al fine di rendere fruibile ai cittadini e ai turisti la suddetta zona con una significativa riqualificazione ambientale. L'evento del 2013 ha mostrato come siano delicati gli equilibri del territorio regionale e per la Valle del Fonno, nel nostro caso, dove a seguito di piogge cadute con intensità mai registrate prima, nell'arco delle 24 ore, una grande massa di detriti è stata mobilitata e trasportata verso valle, debris flow, depositandosi nelle aree dove le pendenze diminuiscono o la valle si allarga. L'evento creò solo danni materiali lungo la valle, ad edifici e ad alcune proprietà, e lambendo villini ed abitazioni. Alla luce dei cambiamenti climatici in atto, però, questi fenomeni non sono più da considerarsi eccezionali e nei prossimi anni dovremo purtroppo aspettarci ed abituarci ad eventi simili. È per ridare alla valle la sua immagine incontaminata, per preservare opere e garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che Rocchetta S.p.A. ha definito e proposto anche un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico. Cuore dell'intervento di mitigazione è l'impiego di un ampio scavo frutto della coltivazione delle cave degli anni 50-70 che giunge a maggiori profondità rispetto al vecchio alveo del torrente. Quest'area diventerà una piazza di deposito, ovvero un'area dove verrà favorita la sedimentazione di tutto il materiale che può giungere da monte a seguito di eventi simili a quelli del 2013. Qui, in caso di alluvione, si abbatterà tutta l'impetuosità del torrente, sia delle acque, sia dei materiali trasportati, trattenuti poi da una briglia selettiva. Il progetto garantirà circa 4-5 volte il volume stimato di trasporto solido dell'alluvione del 2013. A questo segue la regimazione lungo l'asta del torrente, con interventi di mitigazione del fenomeno erosivo del nuovo alveo che si è creato e il ripristino di un sentiero di servizio che potrà avere poi anche altri usi e consentire di valorizzare la valle per scopi naturalistici e ricreativi. Da un punto di vista minerario, la proposta comprende la valorizzazione del patrimonio regionale con interventi di ripristino della linea di collegamento da Rocchetta 5 a Valle ed il completamento e collegamento della sorgente Serra Santa alla linea con interventi di inserimento ambientale accorti e rispettosi dell'ambiente e del parco. Nella zona compresa tra il ponticello esistente in corrispondenza delle attuali fontane e la zona delle originarie fonti della Rocchetta, l'ex pizzeria, saranno realizzati degli interventi di ripristino idrogeologico, ambientale ed idraulico, fra i quali un'opera idraulica di dissipazione necessaria a ridurre l'energia accumulata a valle dell'attraversamento della strada che porta a Santo Marzio per il forte dislivello. L'iniziativa è quella di ripulire e ripristinare l'originaria e storica fonte della sorgente Rocchetta e l'adiacente grottino, salvaguardare gli attuali gradoni realizzati con lastre in pietra e i terrazzamenti contenuti da muretti sempre in pietra. Le piante di alto fusto in salute saranno potate, mentre verranno abbattute quelle ammalorate e quindi pericolanti. La proposta progettuale prevede inoltre, nella zona più a valle, la demolizione parziale degli edifici industriali, il primo edificio sul lato sinistro a salire, la demolizione del primo piano dell'edificio retrostante adiacente ai silos di accumulo di acqua minerale e la demolizione del capannone posto a sinistra a salire nella parte più alta. I luoghi saranno ripristinati con la piantumazione di piante autoctone di medio ed alto fusto, la posa in opera di cespugli e formazione di prato, con la sistemazione del terreno circostante a gradoni in terra, piantumati e rinverditi a prato. A valle della strada di Santo Marzio, l'attuale area verde attrezzata verrà riqualificata con la realizzazione di un parco giochi adventure e un parco giochi inclusivo per bambini.
L'attuale percorso del torrente Feo verrà ripristinato come torrente a cielo aperto e riposizionato, ove possibile, nel tracciato originario per tutto il suo percorso, attraversato soltanto da ponticelli carrabili e pedonali per accedere nelle aree retrostanti. L'alveo del torrente, per quanto possibile, sarà realizzato con l'impiego di materiali locali a vista o similari. La realizzazione dei ponticelli, sia carrabili che pedonali, per l'attraversamento del nuovo torrente Feo sarà effettuata con strutture in acciaio tipo corten o con parapetti in corten e legno. Le acque piovane, che attualmente sono canalizzate nella fognatura comunale, verranno immesse nel torrente, così come le acque provenienti dalla vasca storica. Saranno inoltre raccolte e convogliate nel nuovo torrente Feo le acque provenienti dalle pareti rocciose circostanti, oltre che l'acqua proveniente dalla cascata alimentata dalla sorgente Santo Marzio. L'edificio prefabbricato realizzato a ridosso della parete rocciosa, costituito da un piano seminterrato di circa 800 metri quadri ed un piano rialzato di circa 1000, posto sulla destra della viabilità di accesso all'oasi naturalistica della Rocchetta e messo a disposizione dell'amministrazione comunale, potrà essere oggetto di riqualificazione, con sostanziali modifiche sia interne che esterne alla sua attuale conformazione. Si immaginano al suo interno una zona ristoro, un info point, un'area museale ed attività connesse all'ambito sportivo e ludico-ricreativo, nonché spazi destinati ad attività commerciali, quali vendita di prodotti tipici ed affitto attrezzature per vivere al meglio la montagna. L'amministrazione comunale potrà così destinare l'edificio attuale, completamente rivisitato, al servizio di una riscoperta vitalità della valle. Allo stesso tempo, la struttura potrà anche costituire una potenziale risorsa occupazionale ed economica per il territorio. Saranno individuati, con opportuna segnaletica anche a fine didattico, tutti i sentieri già esistenti, mulattiere ed altri percorsi di rilievo, al fine di agevolare i fruitori degli stessi. È prevista la realizzazione di parcheggi idonei anche per la visita di scolaresche, gruppi di escursionisti e turisti. In corrispondenza della deviazione stradale per la località Santo Marzio, è previsto l'impedimento al transito veicolare, con esclusione dei mezzi di pubblica utilità, in modo da dar vita all'oasi naturalistica che risulta essere l'habitat naturale, oltre della fauna autoctona, anche del falco pellegrino, del gatto selvatico e del capriolo. Per agevolare la fruibilità dell'intera area saranno realizzati una serie di parcheggi nel lato sinistro della strada di accesso all'oasi Rocchetta. In definitiva, l'intervento proposto darà alla collettività un parco verde debitamente attrezzato per tutte le attività connesse alla natura e all'ambiente e nella parte più a valle dell'area in oggetto reso sicuro da eventuali esondazioni, più protetto da fenomeni di esondazione e debris flow, fermo restando il rispetto delle prescrizioni stabilite dagli organi competenti per garantire l'incolumità pubblica in un'area geologicamente fragile. Tutta l'area interessata dall'intervento costituirà un'oasi naturalistica di eccellenza, tale da restituire alla collettività un territorio interamente recuperato.